Doppio flusso con recupero di calore è una delle caratteristiche portanti nella scelta della ventilazione meccanica controllata. Perché? Te lo spiego nel video di oggi. Ciao, sono Edoardo, benvenuto o benvenuta su Window Blog. Se è la prima volta che ci vediamo e vuoi diventare un esperto su serramenti in legno e alluminio, ricordati di iscriverti subito al canale YouTube e cliccare sulla campana, non perdere così i prossimi importanti aggiornamenti. In un video precedente abbiamo visto cos'è la portata d'aria di un AVMC. La prima caratteristica importante da tenere in considerazione nella scelta della ventilazione meccanica controllata, chiamata per comodità AVMC. Ti consiglio di guardarlo, ti lascio il link. Oggi vediamo la seconda delle 5 prestazioni importanti di un AVMC. Imparerai a valutare il doppio flusso incrociato con recupero di calore. Che sta dicendo Willis? Non farti pressionare dal nome complicato. Alla fine ti sarà tutto chiaro. Vedremo per questo cos'è un flusso incrociato, cosa si intende per recupero di calore, come scegliere. Premessa importante. Parleremo di VMC puntuale, un sistema che può essere installato cioè in ogni singola stanza senza interventi invasivi, anche in una casa quindi già abitata. Altra cosa invece è la VMC centralizzata, che non tratterò nel video, non essendo di mia competenza. Bene, iniziamo. La VMC è uno scambiatore d'aria. Preleva ed emette nuova aria dall'esterno e contemporaneamente espelle quella presente all'interno della tua abitazione. Effettua quindi un vero e proprio scambio d'aria. Altra cosa è invece un semplice ventilatore che si limita ad emettere nuova aria. Durante il funzionamento all'interno della VMC passano contemporaneamente due flussi d'aria. Uno dall'interno verso l'esterno, il secondo dall'esterno verso l'interno. Questo per poter effettuare il ricambio d'aria che abbiamo appena visto. I due flussi d'aria si incrociano senza però venire mai in contatto. Si rischierebbe altrimenti che l'aria in uscita, carica di anidride carbonica, umidità e magari sostanze nocive, contamini la nuova aria in ingresso. Anche per questo, una VMC efficace prevede due fori sulla muratura, effettuati ad una certa distanza, per impedire che due flussi d'aria in entrata ed in uscita si mescolino l'un l'altro, con il rischio di contaminazione che abbiamo visto. Devi sapere che esistono VMC che prevedono un unico foro. Si tratta in pratica di un doppio tubo inserito uno nell'altro, per permettere un doppio flusso con un unico tubo ed un unico foro quindi sulla muratura. Capisci bene però che l'ingresso e l'uscita di flussi sono praticamente sullo stesso punto, con il rischio di ritrovarti l'aria in ingresso che non è altro la stessa appena espulsa. Il sistema va tecnicamente in cortocircuito, continua ad espellere e di mettere continuamente la stessa aria. Le conseguenze le puoi ben capire. Non è sicuramente quello che desideri. Ma perché è necessario un flusso incrociato, ovvero che due flussi d'aria si incrocino? Per poter effettuare il recupero di calore. Cos'è? È quello che approfondiremo subito. Utilizzando la VMC ti ritrovi in due situazioni critiche. In estate, soprattutto se utilizzi anche il condizionatore, la VMC espellerebbe aria fresca, immettendo aria calda, rendendo così la tua casa un forno. In inverno la situazione si capovolge. Elimini aria appena riscaldata per tirarti in casa aria ghiacciata. In entrambi i casi dovresti spendere molte risorse aggiuntive per rinfrescare o riscaldare la tua abitazione. Per questo è importantissimo che la VMC sia provvista di recupero di calore. Ecco come funziona. In estate, l'aria che entra cede parte della sua temperatura all'aria che esce. Il flusso in uscita rinfresca quindi il flusso in entrata. In inverno, il flusso in uscita riscalda l'aria fredda in ingresso. Questo ti permette di portare dentro casa aria nuova alla giusta temperatura, risparmiando così un sacco di soldini. Ma quanto calore recupera una VMC? È proprio quello che devi valutare nella scelta. Oltre alla portata d'aria, anche il recupero di calore è molto importante. Viene espresso in percentuale. Una VMC con un recupero di calore dell'80% è decisamente migliore di un'altra con un recupero del 70%. Semplice, no? Maggiore è la percentuale del recupero di calore, meno spendi per riscaldare o rinfrescare la tua casa. Ora sai cos'è il doppio flusso, ma sai soprattutto come valutare il recupero di calore della tua nuova VMC.
Se il video ti è piaciuto, metti un like, condividilo, fallo sapere a tutti. Per qualsiasi dubbio o chiarimento, puoi lasciare un tuo commento. Ti risponderò volentieri. Per oggi è tutto. Ma prima di andartene, ricordati di iscriverti al canale e suonare la campana. Grazie per avermi ascoltato. Ti aspetto nel prossimo video. A presto!